Antonio Tavani, perché questa candidatura da capolista al Senato di Fratelli d'Italia? Perché Fratelli d'Italia, quinto partito nazionale oggi sulla scena politica parlamentare, riconosce il territorio un ruolo importantissimo, e perché Fratelli d'Italia e Giorgio Meloni hanno chiesto al territorio e alla comunità politica di Fratelli d'Italia di dare disponibilità a completare e rappresentare l'Abruzzo nelle liste della Camera e del Senato. La domanda ha quasi una risposta implicita, perché Fratelli d'Italia è un partito che è nato con il territorio, riconosce il territorio, si fa riconoscere con esponenti del territorio. Vogliamo costruire un partito, vogliamo continuare a far crescere un partito delle competenze e del merito, e il merito in un partito così radicato al territorio di appartenenza come il nostro, sia l'Italia a livello nazionale, sia l'Abruzzo, sia la nostra provincia, si fa con esponenti del territorio. Per queste elezioni politiche Fratelli d'Italia quale obiettivo si pone? Potrà eleggere i suoi rappresentanti in Parlamento? Ma noi abbiamo un'occasione storica. Intanto possiamo essere i primi parlamentari abruzzesi di Fratelli d'Italia, e non lo dico con molto rispetto, molta umiltà, ma anche con un buono studio dei dati che ci pervengono ogni giorno, e con anche i feedback che a noi vengono dalla nostra vita quotidiana, che è una vita fatta di professione, di lavoro, di fabbrica, di scuola o anche di enti locali amministrati. Ed è un'occasione storica, perché questa regione può esprimere un senatore, può esprimere uno o due deputati, e forse potrebbe esprimerlo il deputato proprio in questo vasto comprensorio dove Etel Sigismondi si candida come vastese, si candida come capolista alla Camera. E poi l'occasione è storica, perché guardate, l'Abruzzo non credo abbia da eleggere parlamentari di centrodestra. Le candidature sono state spostate più al centro, e se c'è una vera proposta politica di destra è affidata, e noi ne siamo orgogliosi, anche responsabilizzati, esclusivamente agli uomini e alle donne candidati nelle liste di Fratelli d'Italia, sia al Senato che alla Camera. In questa conferenza stampa lei ha contestato un'iniziativa di Lanciano, cioè una raccolta di firme contro il fascismo. Perché questo? Guardi, faccio un riferimento personale. Io ho quattro figlie, e sabato ero con due di queste quattro figlie, 14 e 16 anni, per sbrigare qualche faccenda a Lanciano. Mi imbatto in un banchetto in cui vedo, fra l'altro, un esponente della politica locale, anche molto riconoscibile, con una bandiera simile italiana, che raccoglieva firme o comunque faceva attività di sensibilizzazione contro il pericolo del fascismo. Io contesto che tutto quello che non è radical chic sia fascista. Io contesto che tutto quello che non sia la comunicazione del ministro Orlando ieri, che dopo cinque giorni arriva nelle Marche per dire che la prima cosa che lo Stato deve fare deve dare la cittadinanza a quei poveri aggrediti da un pazzo, da un folle, che non ha nessuna connotazione politica, e dare una lettura politica dei fatti di Macerata è gravissimo, e continua a rimanere grave, perché si parla di questo, non si parla di economia, non si parla di disoccupazione giovanile, non si parla dei veri pericoli dell'Italia, che sono quelli di diventare un paese ancora più debole in un panorama globalizzato europeo dove contiamo poco. L'abbiamo dimostrato con il governo di quelle persone che raccoglievano firme sabato, quindi con il governo del PD, appoggiato più o meno implicitamente dai 5 Stelle, un governo dove le banche italiane sono diventate improvvisamente povere, dove i risparmiatori italiani sono stati truffati, dove i giovani continuano ad essere disoccupati, fatta eccezione per i contratti a 8 ore settimanali o part-time o apprendistati professionalizzanti, frutto di questa riforma del lavoro che si è molto spesa mediaticamente, che si chiama Jobs Act, ma che di fatto ha fatto solo nuova precarietà. Vedete, quando un partito governa per 5 anni, perde tutte le sfide con l'Europa e con la nazione e con i territori, e poi inneggia il pericolo del fascismo, io credo che l'unico pericolo da evitare è che questi possano tornare un giorno al governo.